E c'è un forte attacco al Presidente del Consiglio da parte di Beppe Grillo che dice se ci fosse il reato di menzogna pubblica aggravata, Renzi andrebbe al 41 bis. L'attacco si riferisce alla riduzione delle pene sul voto di scambio, misura che è stata votata ieri all'unanimità al Parlamento, non all'unanimità perché contro c'era il Movimento 5 Stelle. E Grillo in giro per l'Italia col suo spettacolo, se la prende un po' con tutti, ribadisce il no a queste riforme, quelle volute dal governo, e annuncia in caso di vittoria di voler rivedere i trattati europei. Sentiamo l'intervista di Mario Franco Cao. Cominciamo sempre con queste domande innocue per poi tendermi delle trappole. Volete tendere delle trappole? Mi fate paura, io ho solo paura di voi. Grillo. Devo prendere dei psicofarmaci per poter parlare con voi. Ma non è vero, tu ci hai chiamato zombie, non è vero. No, non siete, voi siete Walking Dead, è diverso. Walking Dead è diverso. È molto diverso. Vedi? Grillo ha detto che se non vincete le europee andrete via, lascerete. Che significa vincere le europee? No. Noi vinciamo senza ombra di dubbio, porteremo più parlamentari di tutti. Sono 75, se ne portiamo uno più del PD, abbiamo vinto le elezioni in Italia e andremo là agguerriti. Devono capire che avranno un Parlamento, che finalmente il Parlamento potrà forse avere una parvenza di importanza al Parlamento europeo, se ci andiamo noi. Ma voi siete convinti poi di poter dire alla Merkel e agli alleati facciamo il referendum, basta coi vincoli, basta col fiscal compact? Come siamo convinti? Andiamo là apposta, se no io non mi buttavo in questa avventura. Siamo convinti, andiamo là a dire Angela, no, andiamo lì a rivedere tutti i trattati. Però in Italia non vi va bene niente, qualunque tipo di riforma che sta proponendo Renzi non vi sta. Assolutamente, oggi il no è la forma più pura e più semplice e più pura della politica. Renzi dice però che rosicate, cioè ci rimanete male perché siete tagliati fuori. Vediamo, lui può dire quello che vuole, è lui che è ormai tagliato fuori dalla storia. Beh, è finita. Sull'euro referendum. Assolutamente sì. Ciao ragazzi, grazie.